Buongiorno a tutti e ben ritrovati nell'Insella Garage. Eh sì, abbiamo proprio allestito un luogo fisico dove parleremo di passione prima di tutto, manutenzione, approfondimenti tecnici e tra l'altro proprio in questa location verranno lanciate anche alcune delle nostre prove e comparative. Oggi torniamo a parlare di manutenzione perché dopo il cambio olio e la pulizia della catena siamo arrivati alla terza puntata e parliamo di pastiglie freno. Argomento molto delicato, infatti qui in nostra compagnia c'è Michele Perillo dell'officina MotoPpiù di Pistoia, che tra l'altro è un'officina che fa parte del network di RideUp. Quindi ci affidiamo a te Michele per tutti i consigli e eseguire i Certamente, lavori ad hoc. certamente. Allora, pastiglie freno, facciamo un breve incipit su quando si consumano, Cosa quando vanno sono le cambiate, cosa pastiglie sono. freno? Allora, la pastiglia freno è quel particolare che si trova dentro le pinze dei freni che ci serve per frenare, rallentare la nostra corsa. La pastiglia freno è costituita da un supporto, una lamiera piuttosto spessa. E da un ferodo che viene riportato con un collante proprio sopra la lamiera in questione. Questo ferodo può essere fatto di diverse mescole, ci sono dalle più stradali alle più economiche, alle racing da pista. Perfetto, direi precisissimo, quindi oggi ci concentriamo appunto sull'usura delle pastiglie e non diciamo sull'impianto Esatto. idraulico del freno che secondo me merita un video Esatto. dedicato ed è anche un lavoro Magari forse un facciamo pochino un più difficile. cenno giusto per Esatto, accennarlo, però un veloce ecco. cenno, adesso però siamo pronti a lavorare sulle nostre pinze freno della Leoncino 500, Sì. infiliamo i guanti perché sui freni vanno usati dei guanti un pochino più resistenti anche al calore nel caso si lavorasse con la moto che appena appunto Infatti. operato. Prima però di partire, mi raccomando, mettete like al video che, se vi è piaciuto e ho visto che molti di voi ci seguono, o meglio, vedono i nostri video, ma non sono ancora iscritti al canale. Quindi iscrivetevi al canale in modo tale da rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che arriveranno e così anche noi saremo più incentivati e invogliati a creare contenuti per voi. E allora, andiamo nella parte bassa della moto e mettiamoci all'opera. Siamo pronti per l'ispezione, Michele, ti vedo bello preciso con una lampada stellare praticamente. Ci voglio vedere bene, è importante, i freni sono la cosa più importante quando andiamo a giro, oltre all'erogazione e alla bellezza della nostra moto. Quindi andiamo a vedere adesso se le nostre pastiglie sono finite o meno, Luca, ok? Come facciamo? Allora, la prima cosa che si fa è proprio un controllo visivo, ok? Si va a vedere con la nostra luce e se serve ci avviciniamo di più, lo spessore che ha in questo momento la nostra pastiglia. Dunque, quando è che una pastiglia è finita? Semplice, Luca. Quando il ferodo, quella parte frenante che ho descritto prima, che Esatto, si può che è trovare qua. in più mescole, questo, raggiunge il millimetro di spessore. Ok. Ecco, qui dobbiamo metterci nella testa che noi siamo arrivati alla fine della nostra pastiglia. Perché? Perché dopo la pastiglia c'è il ferro che andrebbe, il supporto del ferodo che andrebbe a rovinare il disco. Esatto, direi che Ok? anche guidando, se siamo arrivati al ferro, Ah, ce ne ce accorgiamo e ne come, eh? Tra rumore e vibrazione non è molto piacevole. In effetti, direi che in questa fase, cosa molto importante, è andare a controllare lo spessore rimanente del nostro disco freno. E non solo lo spessore, anche eventuali crepature o rotture del disco, cose che nell'ispezione di tutti i giorni noi già possiamo comunque controllare, ok? Sui dischi spesso c'è scritto la misura minima che deve avere, che in questo caso sono Esatto.4,5 mm. Quando la nostra superficie frenante raggiunge questo minimo, il disco è da sostituire. Ok? Ok, eventualmente ci si può anche affidare a prodotti aftermarket, non per forza l'originale, che in base al tipo di utilizzo che si fa possono essere più performanti, quindi a margherita, più spessi, ecco, insomma, diciamo
Ci sono diverse opzioni per personalizzare anche la moto in base al proprio stile di guida, direi. Sicuramente sì, e anche a prezzi molto vantaggiosi. Esatto. Dai, allora siamo pronti, ci armiamo di chiavi e poi iniziamo a sporcarci le mani. Dai, Luca. Ok, Luca, comincia a togliere la pinza del freno anteriore sinistra. Ci siamo procurati un pulitore freni che lo teniamo a portata di mano per andare poi dopo a pulire tutta la parte che funziona da meccanismo di innesto della pasticca, quindi il nostro pistoncino o i nostri pistoncini. Questo dipende dal tipo di pinza che viene utilizzata dal costruttore della moto. Quindi adesso okay. Si sta bravissimo, ci velocissimo, sono. Già esperto, si vede. Ecco, prendiamo la nostra pinza. Ed eccoci. La pinza radiale a quattro pistoncini. Quindi con le viti che entrano in linea con l'asse della moto, mentre assiale sarebbero messe per così. Ecco. Sì, esatto. Semplice e coinciso. Benissimo. Allora, adesso noi abbiamo le nostre pasticche in mano. Luca, prova a toglierle. Allora, qua ci sono dei pernettini che vedo che sono tengono in posizione. Esatto. Le pastiglie vanno sfilate, in questo caso mi sembra un sistema abbastanza semplice, ci sono delle mollettine che vanno spinte e poi il perno rimosso. Tengo sotto una mano così che le pastiglie non cadano giù e facciano rumoracci. Allora, vediamo se riesco. Premi bene, perché benissimo. Via uno. E via il secondo. E adesso dovrebbero cadere le pastiglie. Sì, ah, escono di sotto. Sì, escono da davanti. Escono da sopra, esatto. Le mollettine servono per tenere in posizione la pastiglia del freno, in modo che lei sia sempre adiacente non al disco, ma al pistoncino, che se no si avrebbe un'usura più precoce della pasticca, sicuramente, ma anche a volte anche fischi anomali, sensazioni piuttosto brutte nell'andamento stradale di tutti i giorni. Ecco. Ok, ma Michele, ma vanno pulite poi queste pasticche? Come funziona? Beh, sì, io pulisco sempre la sede della pastiglia e sto molto attento alla sporcizia che si forma tra il pistoncino e la pinza. Perché? Chiaramente adesso noi abbiamo una pastiglia ancora buona, direi. Quando noi andremo a installare le nuove pastiglie, dovremo rimandare indietro i pistoncini. Se chiaramente c'è dello sporco d'intorno, questo sporco dove va a finire? Se lo porta c'è giù. Il forte rischio che il parapolvere della pinza venga danneggiato, in questo caso, ok? Quindi, usando un pulitore per freni, ok? Luca, vuoi provare? Proviamo, anche perché ha un getto molto particolare questa bomboletta, attenzione. E spruzzo esattamente sul bordo del pistoncino che vedo sporco. Esatto. E tra l'altro vedo che evapora anche molto in fretta. Esattamente. Per chi non avesse particolari attrezzature a casa, quale compressore per soffiare e quant'altro, con una bombolettina del genere ti ritrovi un lavoro fatto bene e corretto. Perfetto, quindi abbiamo allargato i pistoncini, li abbiamo puliti con pulitore dei freni, esatto. Eventualmente acqua e sapone, no benzina o prodotti aggressivi. No, assolutamente no. Assolutamente no. Siamo pronti a montare le pastiglie nuove dopo aver allargato i pistoncini, come mi dicevi, con quelle vecchie. Con quelle vecchie, certo. Perfetto, allora mettiamoci all'opera. Ho preparato quelle nuove che non sono quelle di prima perché mi sono accorto che avevo preso quelle posteriori. Errore mio. Ok Michele, sono pronto a rimontare le pastiglie nuove, guidami tu, mi affido alle tue parole. Bene Luca, inserisci, dopo aver mandato dentro i pistoncini, inseriscile pure. Non è troppo semplice, eh? Soprattutto con questi guanti, ma... Ma il guanto ti preserva da eventuali
problematiche alla pelle. Poi se no la tua ragazza stasera cosa ti dice? Esatto, Con hai tutte quelle ragione. unghie nere, insomma, una questione di salute. Ok, adesso sto infilando dentro i pernettini, okay, premendo sulla molla e cercando di essere ovviamente che tutto passi al suo posto, perché forse questo è uno dei momenti più critici, no? Esatto. Dove si è un po' distratti e si sbaglia. Invece massima attenzione. Perfetto. Ok. Volevo farti notare una cosa, Luca. Noi abbiamo chiaramente smontato questa pinza per far vedere com'è fatta, però ti do una bella notizia. La prossima pinza che farai dall'altra parte non la dovrai nemmeno togliere da sotto la moto, perché questa pinza è predisposta per la sostituzione delle pastiglie da sopra la moto. Ok? Interessante e anche comodo. Ammetto che questa chicca non la conoscevo, pensavo che le pinze andassero smontate tutte. No, il 90% del parco ancora esistente, sicuramente sul territorio le pinze vanno per la maggior parte smontate, ma in questo caso Benelli ha pensato di sfruttare sulla sua motocicletta un equipaggiamento frenante che permettesse la sostituzione della pastiglia senza toglierla dal suo supporto. Ok, allora io ho montato le mollettine e i perni, spero in modo corretto, lo scopriremo solo dopo nel test ride, e sono pronto a rimontarla. Direi bene che l'operazione è uguale a quella di rimozione della pinza, quindi incliniamo un po', e devo dire che dopo aver allargato i pistoncini è entrata, che è un piacere. Perfetto, adesso a te le viti. Perfetto. Cosa molto importante, munirsi di dinamometrica, sapere esattamente la coppia di serraggio che devono avere questi buloni, ok? Perché ne vale della nostra vita veramente. Esatto, quindi adesso le porto a battuta, poi prendiamo la dinamometrica, esatto, guardiamo sul manuale d'officina il corretto serraggio e poi dovremmo essere pronti a partire. Esatto, Luca. Ok Michele, spero di aver fatto un buon lavoro, ma con la tua guida sono abbastanza tranquillo, quindi sono pronto a ripartire. Diamo una pompatina alla pompa del freno? Hai ragione, perché? 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 Perché la prima pompata sicuramente andrà a vuoto, quindi se parti Luca ti spiaccichi sulla prima macchina. Ti do un consiglio, la prima pompata darla con lo sterzo rivolto verso sinistra, in modo che la pompa sia alta, di modo che se ci fosse un po' di aria nelle tubazioni, l'aria prende la fuoriuscita naturale che ha, ok? Perfetto. Quindi, lentamente noi andremo a ripompare, ecco, la pompa rindurirà come quando l'abbiamo smontata e siamo pronti per partire. Adesso, quando monterai in moto, può darsi, non è detto, che sentirai un fischio anomalo, un fischio che non c'è mai stato, un qualcosa che non ti torna, e darai sicuramente colpa alle pastiglie che hai montato. Stai attento Luca, siamo andati a montare delle pastiglie nuove su un disco usato, okay. Si è le vecchie pastiglie e il vecchio disco si sono create delle scanalature dove chiaramente un materiale d'attrito ben rettificato su delle scanalature già esistenti può andare a creare questi fastidi. Li possiamo risolvere. Esistono in commercio questi fogli adesivi, si chiamano antivibranti per pasticche. Lo prendiamo, ci mettiamo sopra la nostra pasticca, lo ritagliamo e lo andiamo a ristallare, specialmente dalla parte del pistoncino, meglio su entrambi i lati. Okay. Ok, bene, io direi che che ti ho detto tutto, e l'unica cosa, non ti attaccare ai freni subito perché devi rodare la pastiglia. Fondamentale. Okay? Fondamentale. Cosa devo fare per un buon rodaggio? Una guida normale e tranquilla, senza andare a stressare il nuovo materiale di modo per far prima, perché la moto riprenda le prestazioni frenanti di prima. No. Nel giro di una ventina di chilometri avrai il tuo freno perfettamente funzionante come prima e probabilmente con una frenata migliorata.
Perfetto, allora grazie mille Michele dei suggerimenti e io sono pronto a ridargli il gas.